Sono operaio collaudatore in Ducati Motor Holding a Borgo Panigale. Ah, io faccio l'ingegnere meccanico, in un'azienda faccio ingegnere di processo. Sono diplomato in informatica, in indirizzo informatico. Sono di Siracusa. L'offerta formativa dei nostri corsi ingegneri si arricchisce anche con il master per ingegneri di pista moto. Il ruolo dell'ingegnere di pista moto è quello di aumentare la performance grazie all'analisi dei dati, al setup e al dialogo col pilota. Ho sentito il bisogno di fare questo corso perché è sempre quello step in più. All'università abbiamo affrontato poco il tema che mi interessava, quindi dopo qualche anno di esperienza lavorativa ho deciso di provare questo percorso e ho incontrato MTS, che è stata fino a qui un'ottima esperienza. I docenti sono tutti esperti delle corse, che lavorano in MotoGP, Moto2, nel CIV, persone con una decennale esperienza nella gestione delle moto, che affrontano le tematiche tecniche a tutto tondo sulla moto. Si parte quindi dalla ciclistica, le sospensioni, la trasmissione. Si fa una parte sulla ciclistica della moto, sulle quote della moto, sulla dinamica della moto, su dei software specifici. Ci hanno raccontato e spiegato come affrontare il lavoro, come praticamente funziona, quindi secondo me ha un buon bagaglio. Ci sono stati argomenti e perle culturali che veramente pochi altri ti possono dare. Ci sono poi interventi anche di Brembo, di Pirelli, quindi di aziende che partecipano attivamente nella formazione e che permettono quindi di trasmettere un know-how aggiuntivo agli studenti. Il master, della durata di 240 ore, si svolge all'autodromo di Monza e prevede anche delle sessioni pratiche con le moto della scuola al circuito Tazio Nuvolare di Cervesina. L'esperienza in pista è bellissima, è una gran levatazza, ma è davvero bellissima. Sono cose che non si possono vivere tutti i giorni. Decidiamo il setup delle moto, gli assetti. Quindi che gomme montare, come vanno le sospensioni, tutto il programma della pista. Abbiamo fatto temperatura e pressione gomme in entrata e in uscita dalla pista. Abbiamo preso i tempi, abbiamo fatto un capotecnico e un aiutante capotecnico. Durante queste sessioni pratiche gli studenti avranno a disposizione due veicoli di proprietà della scuola destinati esclusivamente alla formazione, sui quali potranno imparare a gestire le varie sessioni di test agendo sul setup, analizzando i dati di telemetria in modo da poter migliorare la performance della moto. Il master per ingegneri di pista moto è a numero chiuso su selezione. Le selezioni si svolgono nella sede di Lesmo di MTS e solo i migliori candidati possono partecipare. La cosa più soddisfacente è vedere i risultati, nel senso che se il pilota si lamenta per esempio di una sospensione anteriore e tu fai quello che secondo te è giusto, vedi il tempo abbassarsi e quella lì è una grande soddisfazione. Quello è quello che mi piace di più. Il sogno top sarebbe quello di andare a fare il collega di quelli che sono stati i miei maestri qua dentro. È sempre un modo per crescere, ecco.